Di solcare l'intorno al sindaco che ci ha invitato come comitato. Il comitato nasce pochi mesi fa, in realtà, proprio da un'esigenza forte, perché questo che abbiamo alle spalle, io lo dico sempre, è molto più di un semplice ponte, è molto più di quello che vediamo ed è anche molto più di quello che sappiamo, perché bene o male. Nella nostra zona si sa che c'è un ponte borbonico, lo si conosce questo nome, però io ho provato poi a sondare un po' il terreno nel corso del tempo, pochissimi sanno che cosa significa veramente, che cosa ha significato, quali sono le sue unicità, chi lo ha realizzato e che cosa ha rappresentato nel passato e cosa potrebbe rappresentare nel futuro. La stessa definizione di ponte, la stessa parola di ponte può essere utilizzata per quello che dobbiamo dire stasera. Io in realtà volevo fare un percorso guidato, cioè andare sul ponte e raccontarvi un po' di cose, ma siete tantissimi e quindi probabilmente non mi sentireste, quindi conviene che vi racconti qui un po' di cose, poi chi vuole magari ce la facciamo una passeggiata sul ponte se sarà il caso. Ponte che è un raccordo tra il passato ed il presente, ma anche tra il presente ed il futuro. Io quello che dico sempre, stiamo cominciando ad andare nelle scuole a raccontare questa storia, che è collegata con un filo rosso a tutto il racconto che avete sentito poco fa, con un filo rosso di sangue. Quello che io dico sempre ai ragazzi è che se si ha una identità forte, delle radici forti, si è anche più pronti, si è anche più grintosi, più preparati ad affrontare il mondo di oggi, che è un mondo di una competizione esasperata. Parlo anche del mondo lavorativo, post studi universitari o liceali che siano. E noi queste radici forti ce le abbiamo. Quindi vale la pena prenderne coscienza, soprattutto e riscoprirle. Lo so che non è facile immaginarsi nel 1825, per esempio, però facciamo uno sforzo. Nel 1825 non c'erano i cellulari, non c'era internet, c'erano i carretti con i cavalli, c'erano i fucili che sparavano, non c'erano, no, c'erano al massimo i cannoni rigati, quindi più o meno questa era la situazione. E i ponti che esistevano a quel tempo erano dei ponti enormi che venivano costruiti, per dirla in modo tecnico, con un surdimensionamento realizzati in modo empirico dei pilastri, che vuol dire che venivano realizzati dei pilastri enormi per non sbagliare, per far sì che poi il punto del pendolo cadesse all'interno del pilastro, il ponte non crollasse. Se li facevano enormi erano sicuri questi ponti, non crollavano. E ce n'erano diversi a quel tempo, ce n'erano negli Stati Uniti, ce n'erano in Inghilterra, c'era il ponte sul Menai, sul Tweed, c'era qualche ponte in Francia di questa tipologia. Però erano ponti vecchi, cioè nel senso di vecchia generazione. Costavano tantissimi soldi e ci voleva moltissimo tempo per realizzarli. A quel tempo il re del Regno delle Due Sicilie, regno ricchissimo, regno che aveva come circolante al suo interno circa 463 milioni di ducati oro, non di carta moneta che circolava nel Piemonte, contro i 640 milioni di ducati che circolavano in tutta la penisola, quindi eravamo la Baviera del tempo. In quel periodo regnava Francesco I. Francesco I fece due ragionamenti e disse: qui c'era sul fiume c'era una scafa, quindi diciamo una sorta di scialuppa che attraverso una carrucola veniva tirata e portava le persone da un lato all'altro. Pensate quanto potesse essere difficoltoso trasportare merci, avere un commercio fiorente con Roma, per esempio, e con gli altri stati, perché questo era un blocco, non lo si riusciva a superare in nessun altro modo. E Francesco I si guardò un po' intorno e disse: io ho delle persone valide che mi assistono, proviamo a sentirne una. E chiamò
un personaggio che si chiamava Luigi Giura. Luigi Giura a quel tempo era già il responsabile del corpo Ponti e Strade, poi si laureò giovanissimo in quella che poi divenne la facoltà di ingegneria, al tempo ancora non si chiamava così, a quel tempo diventava ingegnere ma anche architetto. E Luigi Giura aveva reso grande il regno, in pochissime parole. Era uno che aveva bonificato intanto anche questa nostra area che era completamente paludosa con un suo progetto, quindi gli dobbiamo dire grazie anche perché i nostri bisnonni o i nonni dei nostri bisnonni poterono rendere coltivabile, poterono coltivare questa terra grazie al suo progetto. Ma è uno che bonificò il lago del Fucino, non c'erano riusciti neanche gli antichi romani, con un progetto complicatissimo, realizzò tutto l'impianto fognario tuttora funzionante della città di Napoli, realizzò la prima tratta della ferrovia, realizzò questo ponte pensando di poterci far passare il treno sopra, perché il re Ferdinando poi, successe a Francesco I, aveva un'idea meravigliosa di creare due dorsali sul lato tirrenico e sul lato dell'Adriatico, che si collegassero alle ferrovie danubiane, quindi aveva dei progetti immensi da realizzare, e si servì di Luigi Giura per avere un'idea di come fare a costruire un ponte che fino a quel momento non esisteva. E fecero due chiacchiere, disse: ma io vorrei realizzare un ponte, ma un ponte sospeso in ferro. E Giura disse: vabbè, Sire, mi serve un anno di tempo e circa 1500-1600 ducati, facciamo 2000, e mi porto con me due collaboratori, fra un anno e qualche mese ritorno e vediamo se si può fare. Il re disse: qua stanno i soldi, vai pure. E cominciò un giro visitando la gran parte dei paesi europei, quindi la Francia, l'Inghilterra, la Germania, l'Austria, la Prussia, e guardò e prese una miriade di appunti. Al tempo non c'era ancora la fotografia, quindi tornò con una cassa piena di appunti, non soltanto sui ponti, ma anche su ciò che riguardava dighe, invasi, ramo metallurgico, ramo idraulico e così via. Tornò dal re e disse: bene, si può fare. Era il febbraio del 1828 quando formalmente Francesco I diede l'incarico a Giura di realizzare il ponte. Ad aprile il progetto era già pronto. Febbraio, marzo, aprile, tre mesi, come oggi. Dopo tre mesi Luigi Giura gli presenta un progetto dettagliatissimo in cui gli spiega quali sono le innovazioni che ha pensato, che io magari potrei cominciare a descrivervi da qui, e che avrebbero reso unico questo ponte. Perché è unico questo ponte? Diciamolo subito. Allora, questo ponte è stato il primo ponte sospeso a catenaria di ferro di tutta l'Europa continentale. Dice: vabbè, di tutta l'Europa continentale, allora non di tutta l'Europa. Sì, in Inghilterra ce n'era uno, che però aveva una trave che univa le due colonne, e quindi ovviamente avendo una trave che univa le due colonne era molto più resistente, era molto più difficile fare un ponte così senza una trave, e quindi questo è il primo ponte senza una trave a colonne unite del mondo. I progettisti del ponte di Brooklyn, realizzato poi più tardi a fine 1800, presero spunto dal brevetto internazionale di Luigi Giura sul suo punto di sospensione, che adesso vi dirò cos'è, per realizzare il progetto del ponte di Brooklyn. Quindi questo è un ponte che dovrebbe essere visitato da noi del comitato, diciamo, quantomeno 500.000 persone l'anno. Partiamo con un po' più di umiltà e cominciamo a farla conoscere questa storia, la raccontiamo nelle scuole, la raccontiamo a voi, spero che possiate essere tanti virus questa sera, in modo che ognuno di voi possa andare ad infettare qualcun altro, a raccontargli brevemente questa storia, a portarlo qua, a prendere contatti con noi, perché no, si sta realizzando una rete bellissima
tra alcuni che si sono associati, professori di università anche del nord, di Bergamo, fanno parte del nostro progetto, di Bari, ci hanno mandato delle fotografie bellissime, ci raccontano delle storie bellissime. Ad esempio l'architetto Pizzi ieri mi ha chiamato e mi ha detto: ricordati di dire che Giura era un Arbresh, che significa che nel 1400-1500 dall'Albania, come esuli, furono costretti a scappare moltissimi, e attraversarono l'Adriatico e arrivarono esattamente nella parte opposta. Bene, lui fu uno di questi, uno dei discendenti degli Arbresh, che parlava correttamente l'Arbresh. E... però ci furono anche delle cose che andarono non per il verso giusto, per gli altri però, non per noi. Per esempio, un grandissimo progettista francese che si chiamava Navier aveva progettato un sacco di ponti, però c'è una differenza tra progettarli e realizzarli, perché lui li progettò, poi quando si trattò di realizzarne uno si fece finanziare, un progetto che costò una barca di soldi, e iniziarono i lavori per lo sbancamento del ponte des Invalides, cioè il ponte degli invalidi sulla Senna. Dopo mesi di lavoro, quando stava per essere collaudato, le colonne fecero così, plus, e caddero nell'alveo del fiume. Milioni e milioni di ducati buttati, letteralmente buttati nel fiume. Il Navier, disperato, tornò dai suoi finanziatori e disse: possiamo riprovare, c'è stato probabilmente qualche errore. Non gli diedero più i soldi per farlo. E fece una bella figura, diciamo così. Oggi il Navier è studiato su tutti i libri di tecnica delle costruzioni dei nostri ragazzi nelle nostre università. Non c'è una parola che descriva chi era Luigi Giura. Oggi i nostri ragazzi studiano che il primo ponte sospeso in ferro in Italia è del 1902 o 1903, sta dalle parti di Como. E quando senti queste cose qua, un po' il sangue ti ribolle nelle vene, un po' ti fa male la pancia, ti viene il mal di pancia. Dici, però non è proprio così. Quando cominciò a cadere pure qualche altro ponte, tipo in Austria, o il ponte Duisburg in Inghilterra, si riunì il consiglio dei ministri a Napoli e andarono dal re Francesco I e dissero: Sire, qui probabilmente dobbiamo ripensarlo questo progetto, perché questo ponte, i ponti sospesi in ferro crollano. Si narra che il re rispose: lassate fa guaglione, che è un po' il nostro slogan che abbiamo riprodotto pure sul nostro logo. E quindi ebbe il coraggio di dire: fatelo lavorare questo ragazzo, che poi era un ragazzo, insomma, a quel tempo Giura era ancora giovane. E così i lavori andarono avanti. Vi voglio leggere cosa scrivevano i giornali dell'epoca.